can stop me, I'm all the way up. Ciao a tutti amici di Spampinauto, benvenuti in questo nuovo video. Vi siete iscritti al canale, vero? Sì! Sì! Nuovo giorno, nuove modifiche e oggi sarà davvero molto interessante. Guardate tutto il video. Siamo ancora qua da RS Auto. Ci ho già fatto un video in cui abbiamo fatto un po' di modifiche. Qua all'interno del reparto verniciatura c'è un progetto segreto che vedrete un po' più avanti. Non posso spoilerarvi troppo. Tutto questo non ve lo posso ancora spoilerare. Ma siamo qua per un'altra ragione, perché oggi il buon Luca. Ciao a tutti ragazzi. Come stai? Bene, tu? Tutto bene, tutto bene. Grazie. Luca Spadano, titolare e creatore di Empower. Ti sei fatta una spacchinata da Roma per venire qua a montare questi pezzi sul Subaru. Dovevo. Dovere. È riuscito a trovarmi dei pezzi un po' particolari per il Subaru, che svolteranno abbastanza l'estetica della macchina. Beh, sì, dai, la miglioriamo un pelo, no? È un bel po', direi. Dai. Non male. Vi faccio vedere di cosa parliamo. Luca, vuoi spiegarmi tu qualcosina? Allora, guarda, questi sono dei componenti estetici in plastica della Maxton Design. Abbiamo il lip anteriore, le sottominigonne, gli add-ons, cioè i lip posteriori per il paraurti posteriore, e un piccolo deflettore che andrà messo sotto al convogliatore posteriore del paraurti. Ah, mica male! Li abbiamo aspettati un bel po', perché ci hanno messo quanto? Tipo 30 allora, giorni? La Maxton Design lavora in questo modo. Non hanno nulla in stock, quindi quando noi facciamo l'ordine, loro procedono alla produzione del pezzo, quindi sono stati fatti appositamente per la tua vettura. Ok. Fitteranno senza problemi, perché sono studiati al CAD per i paraurti originali della vettura, però l'unico neo negativo è che ci vogliono quasi 4 settimane. 3-5 settimane minimo, sì, compresivo sì, ovviamente sì. Riverniciatura. Per quelli in carbonio ancora di più e lasciamo perdere. Sì. Perché non li ho presi in carbonio? Perché sulla mia macchina non c'è carbonio e quindi mettere dei lip in carbonio così a caso non mi faceva troppo impazzire. Considera che l'errore più comune che fanno tutti i nostri clienti è: oddio, mi sono arrivati tutti quanti rovinati! E c'è sopra la pellicola! Ragazzi, c'è là sopra la pellicola protettiva, eccola qui. Sono neri lucidi. Oh, che meraviglia. Ok. E oggi sfrutteremo le competenze e il buon cuore di Alessandro per montarli. Ehi, ve lo ricordate il ragazzo con cui abbiamo fatto drift sulla neve? Siamo divertiti. In tutto questo non vi ho fatto vedere un paio di modifiche che ho fatto al Subaru, visto che abbiamo proceduto a riverniciarlo, a lucidarlo, insomma a metterlo un pochino più nuovo di prima. Sono queste alette qui. Molto carine. Abbiamo già messo la macchina sul ponte. Intanto, Luchino, vieni a vedere collettorini. C'è qualcosina qua, Tu che ne vedi tante dei giapponesi, come te gusta? Allora, innanzitutto sta messa molto molto bene, nessuna perdita d'olio, complimenti. Dai che il primo cucciolino sta già andando. Sì, procediamo. Stiamo montando ancora il secondo lippettino piccolino qua. Mamma mia che pressa. Allora lo vedo tranquillo invece, bello sereno. Che carino. Luca, ti vedo sconvolto. Last touch. Non male. Procediamo. Facciamo l'estrattore dietro. Intanto che stavo montando l'estrattore vi faccio vedere, che non credo di avermelo mai fatto vedere, la targhetta dello scarico preparazione Soretti. E tutti quanti mi dite che dovrei mettere il doppio scarico, e invece io non lo metterò mai. Però magari una lucidata gliela diamo, Vai Lucone. Eccolo. Allora, l'estrattore dietro l'abbiamo finito, stiamo passando al lip davanti. Eccolo, Maria, già sta cambiando faccia, Lucone. Abbiamo fatto tutti i forellini, adesso stiamo andando a mettere il biadesivo sopra il lip, proprio perché questo qua, essendo quello anteriore ed essendo più soggetto a vibrazione... Sì, magari è un po'... sarebbe meglio metterci un biadesivo che ti elimina anche un po' le vibrazioni. Esatto, questo logo qua con tutto che loro sono simpatici, ma no, via. Ultima vite autofilettante e... Oh, yes! Non vedo l'ora di vederla in terra. Diciamo che non rimane così a terra, L'abbiamo solo alzata dietro perché dobbiamo mettere le minigonne e ovviamente con quel ponte lì era impossibile metterle, quindi è un po' in pendenza. Spellicolamento minigonna, le sei pronta a montare? Vediamo che succede, Ci siamo quasi in tutto questo. Com'è Matti, te gusta? La bomba. È venuta bene, dai. Oltretutto Matti, che ve lo ricorderete per il video in ghiacciodromo col TTRS, ci dovrà dedicare 10 minuti, facciamo un'oretta, per fare il video col suo TTRS, che va troppo forte, troppo forte. Poi vi spoileremo quanti cavalli ha, quanto fa 100-200. Fuck me, touch me with the lights off and my
io direi finita, l'abbiamo finita. È venuta benissimo, è cambiata tantissimo, è diventata un bello spalaneve. Che dici, Luca? A me piace moltissimo, sono contento di averti aiutato, sono contento anche di aver conosciuto questa realtà RS Auto. Non è mica male, sì. Non manca veramente male. Io ovviamente, come al solito, devo ringraziare, a parte Luca che ci ha fornito tutti i pezzi, grazie mille. Grazie a voi. Sia mai che troveremo qualcos'altro, fare qualcosa di decente. Certo, il catalogo è infinito, si è fatto la spacchinata da Roma per venire qua. Devo ringraziare tantissimo Mattia, che come al solito super gentile, e tutto il team di ragazzi di RS Auto con cui stiamo facendo anche un altro progetto. Tanti bei lavori. Troppi spoiler, tra cui il suo TTRS. Fidatevi, quello è veramente tanto potente. Ed è venuta veramente figa. Suggeritemi qualcosa da potergli fare. Magari gli facciamo un po' di chilometri adesso, perché abbiamo veramente più modifiche che chilometri. Fatemi sapere nei commenti, ricordate di iscrivervi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video.